Donne e finanza, nuove sfide e opportunità è il titolo del convegno promosso dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata insieme a FEDUF in collaborazione con Women in Tech, associazione donne e tecnologie che si è tenuto presso il Teatro Mercadante di Altamura. Il rapporto tra donne, finanza e innovazione tecnologica, i fattori ESG e l'empowerment femminile sono stati i temi centrali sui quali si è confrontato un parterre di relatrici tutto al femminile. Sempre più spesso si parla di violenza economica, la donna viene isolata, privata delle sue risorse, esclusa dalle decisioni che riguardano l'andamento familiare. Il convegno si inserisce infatti nella settimana dedicata alla sensibilizzazione e alla celebrazione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre. Il rapporto tra donne e sostenibilità è un rapporto che va in una duplice direzione. Per un verso il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità tutelano il ruolo della donna, perché erroneamente la sostenibilità viene identificata nella difesa della tutela ambientale. In realtà non è soltanto questo. Essere sostenibile vuol dire anche favorire i fattori sociali e di governo e quindi prevedere una pluralità di strumenti che sono volti a porre al centro le donne e a diminuire il divario uomo-donna. Ci sono studi ormai consolidati che dimostrano che le donne che siedono nei luoghi decisionali hanno una visione di medio-lungo periodo, che è un obiettivo fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Quello che vogliamo fare come banca e come banca del territorio è proprio diffondere la cultura finanziaria e cercare di colmare il gap che purtroppo noi italiani abbiamo in termini di cultura finanziaria. Purtroppo l'Italia si posiziona nel penultimo posto, quindi in un certo qual modo sentiamo il bisogno come banca proprio di cercare di diffondere la cultura finanziaria. Lo facciamo da tempo, lo facciamo da quasi 10 anni, portando programmi formativi ad hoc nelle scuole, partendo dai più piccoli, quindi nelle scuole elementari, con concetti di risparmio, il salvadanaio, quindi concetti abbastanza basilari, per arrivare ai ragazzi più grandicelli con tematiche come la moneta elettronica, con la prevenzione del gioco d'azzardo, la ludopatia.